Buonasera, buonasera, bentrovati al TG 2000. Le lacrime più amare sono quelle provocate dalla malvagità umana. Così Papa Francesco, celebrando poco fa in San Pietro la veglia per asciugare le lacrime in occasione della festa dell'Ascensione, esposto il reliquiario della Madonna delle lacrime di Siracusa. Ripercorriamo allora questo intenso pomeriggio di fede con la nostra vaticanista Cristiana Caricato in diretta da Piazza San Pietro. Buonasera Cristiana, a te, ti ascoltiamo. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Si è conclusa da pochissimo la veglia per asciugare le lacrime, un momento di preghiera che sgorga insieme al pianto per la sofferenza e il dolore nel mondo. Un momento per tutti coloro che hanno bisogno di consolazione, a cui naturalmente ha partecipato anche Papa Francesco, il pontefice che più di ogni altro nel suo magistero ha sottolineato il valore delle lacrime. Un momento ad alto tasso emotivo, con intense testimonianze, letture bibliche, il prezioso reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, eccezionalmente esposto alla venerazione dei fedeli nella Basilica di San Pietro. Abbiamo ascoltato storie di dolore e di fede durante la veglia, quella della famiglia Pellegrino toccata dal dramma del suicidio del figlio, e poi la storia di un giornalista pakistano, rifugiato politico cattolico e per questo costretto a fuggire dal suo paese, poi la vicenda di due gemelli, Maurizio e Denzo Fratamico, due avventure spirituali molto diverse che si sono ricongiunte però proprio grazie alle lacrime e alle preghiere della mamma, attraverso una conversione che li ha fatti sentire nuovamente fratelli. A tutti il Papa ha consegnato alla fine di questa intensa veglia l'immagine dell'agnello pasquale, l'Agnus Dei, un oggetto di devozione che riproduce proprio l'immagine dell'agnello da un lato e dall'altro lo stemma del Giubileo della Misericordia. Un oggetto benedetto dalla Papa e consegnato a 10 testimoni, ma naturalmente sono state le parole del pontefice quelle che hanno colpito di più. Soprattutto il Papa è invitato a ascoltare le ragioni del cuore nei momenti di sconforto e di tristezza, di sofferenza e di malattia, di disorientamento e di confusione, ma anche aggiunto appunto che le lacrime più amare sono quelle provocate dalla malvagità umana, a quelle che più hanno bisogno della misericordia di Dio e della consolazione del Signore, il Signore che arriva ad asciugare le lacrime sul volto dei dolenti. E poi uno dei passaggi più belli ed emozionanti, quando il Papa ha ricordato che anche Dio piange e ha rievocato le lacrime di Gesù per l'amico Lazzaro, uno dei momenti più intensi che ha dato proprio occasione al Papa per invitare tutti a riscoprire proprio questa compassione, questa capacità di piangere. Allora sentiamo un passaggio della sua allocuzione. Se Dio ha pianto, anche io posso piangere sapendo di essere compreso. Il pianto di Gesù è l'antidoto contro l'indifferenza per la sofferenza dei miei fratelli. Quel pianto insegna a fare mio il dolore degli altri, a rendermi partecipe del disagio e della sofferenza di quanti vivono nelle situazioni più dolorose. Mi scuote per farmi percepire la tristezza e la disperazione di quanti si sono visti perfino sottrarre il corpo dei loro cari e non hanno più neppure un luogo dove poter trovare consolazione. Il pianto di Gesù non può rimanere senza risposta da parte di chi crede in Lui. Come Lui consola, così noi siamo chiamati a consolare. E veniamo all'agenda di domani di Papa Francesco. Sarà consegnato al pontefice il premio Carlo Magno, il riconoscimento europeo della città di Aquisgrana, che ogni anno viene consegnato a una personalità che si è contraddistinta nel valorizzare i valori europei. Sebbene riluttante, Papa Francesco non ama ricevere premi, ha fatto un'eccezione e ha accettato di ricevere questo premio prestigioso, che sarà consegnato
segnato dai vertici dell'Unione Europea, dai presidenti delle tre istituzioni, Parlamento, Commissione e Consiglio. Saranno infatti Martin Schulz, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk ad essere ricevuti in udienza privata dal Pontefice e poi a mettere nelle mani del Papa il premio ambito. Saranno presenti anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, il re Filippo di Spagna e naturalmente grande attesa anche per le parole che Papa Francesco potrebbe pronunciare proprio domani. Ricordiamo che il premio gli è stato assegnato proprio per il messaggio di speranza che il Papa ha portato a un'Europa in un momento di grave crisi. Ricorderemo naturalmente tutti che Papa Francesco è il Papa che ha riproposto all'Europa anche i suoi doveri di accoglienza da Lampedusa a Lesbo. Ma sentiamo il pezzo di Paolo Fucili, poi la linea può tornare allo studio. Premi e onorificenze non gli piacciono, ha detto lui stesso, specificando solo non per umiltà. Perciò già il Bergoglio, non ancora Papa, non ne accettava. Ma in questo caso non dico forzato, ma convinto, con la santa e teologica testardaggine del cardinale Casper. Appuntamento dunque domani alle 12 in Sala Regia in Vaticano per conferire a Francesco il premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, assegno di 5.000 euro e medaglia col primo imperatore incoronato nell'anno 800 del Sacro Romano Impero, un antico abbozzo dell'attuale Europa Unita con capitali appunto Aquisgrana in Germania, dove il premio fu istituito 66 anni fa. L'intento è onorare ogni anno una personalità impegnata per l'unificazione europea e i suoi valori. Perciò, già sull'aereo di ritorno dal Messico 3 mesi fa, Francesco disse di aver fatto un'eccezione alla regola, la sua, non tanto per sé. E lo offro per l'Europa, che sia una condecorazione, un premio, perché l'Europa possa fare quello che io ho desiderato a Strasburgo, che non sia la nonna Europa ma la mamma Europa. Il Papa dice dal canto suo: il comitato del Carlo Magno porta all'Europa un messaggio di speranza proprio in un momento di crisi che offusca le conquiste dell'integrazione europea. Tanto più è atteso dunque il suo discorso domani, con probabile tema tra gli altri la crisi dei migranti e le politiche restrittive di alcuni paesi al riguardo. Presenze annunciate: Felipe IV di Spagna, la cancelliera tedesca Merkel e Martin Schulz, presidente dell'Europarlamento e vincitore 2015. Francesco sarà il secondo papa premiato dopo Wojtyła nel 2004. Il primo italiano invece fu nel 1952 De Gasperi, l'ultimo Andrea Riccardi con la comunità di Sant'Egidio nel 2009. E TV 2000 seguirà la cerimonia di premiazione di Papa Francesco, appuntamento per domani mattina alle ore 12, lo vedete al cartello, in diretta dalla Sala Regia della Città del Vaticano. Proprio in occasione della consegna del premio Carlo Magno a Papa Francesco, lo dicevamo poco fa, sono arrivati in Italia, tra gli altri, la cancelliera tedesca Merkel, il presidente della Commissione europea Juncker. Entrambi hanno avuto incontri bilaterali con il premier Renzi, in agenda i nodi dell'Europa, dall'emergenza migranti agli stretti vincoli economici imposti agli Stati. Augusto Cantelmi. Salvare le regole sulla libera circolazione nell'Unione, incoraggiare la Turchia sull'accoglienza ai migranti dopo i robusti aiuti ricevuti, nessuna chiusura delle frontiere a cominciare da quella del Brennero. Ma su come finanziare una politica europea sull'immigrazione restano le distanze tra Roma e Berlino. Matteo Renzi nell'incontro a Palazzo Chigi prova ancora a convincere Angela Merkel ad utilizzare gli eurobond come strumento di finanziamento dalla cancelliera. Tuttavia arriva ancora una volta un cortese ma convinto no. Si continua comunque a trattare, l'Italia vuole un accordo con la Libia identico a quello siglato dall'Unione con la Turchia per fermare le ondate migratorie. Chi ha visto partorire sulle navi della Guardia Costiera italiana o della Marina Militare italiana sa che sentirsi dare degli scafisti è una frase vergognosa che dovrebbe far riflettere le tante persone per bene che ci sono in Austria.
Tra condivisioni, l'Italia non va lasciata sola a soccorrere i migranti, dice la Merkel, distanze quando si parla di soldi, reciproci sospetti su politiche economiche e bancarie. Roma e Berlino provano comunque a remare nella stessa direzione, verso un'Europa unita, aperta e solidale, come l'avevano immaginata i firmatari del patto di Roma nel lontano 57. Proprio in Campidoglio tra poco si ritroveranno i vertici dell'Unione, la cancelliera e il premier italiano, in una conferenza sul futuro dell'Europa, la vigilia della consegna al Papa del premio Carlo Magno. E il rigore imposto dall'Europa ai conti pubblici si ripercuote sulla previdenza e in particolare sulle pensioni. Resta così tutta da verificare l'ipotesi adombrata dal governo di permettere un'uscita anticipata dal mercato del lavoro ai più penalizzati, la riforma Fornero, ma sul tema oggi fanno rumore anche le parole del presidente dell'INPS che tuona contro i vitalizi dei parlamentari. Sentiamo Giorgio Schiavoni. L'anticipo del pensionamento è sempre più vicino. Già dal prossimo anno, assicura Matteo Renzi, chi è nato fra il 1951 e il 1953 potrà andare in pensione prima di quanto previsto dalla legge Fornero. L'operazione non sarà a costo zero, ma saranno le banche ad anticipare i soldi nell'immediato. Non è ancora chiaro a quanto ammonti la decurtazione dell'assegno per ogni anno di anticipo. Secondo indiscrezioni di stampa, la penalizzazione sarebbe del 2% l'anno per le pensioni più basse, mentre arriverebbe fino al 6% per quelle più ricche. Una parte delle risorse potrebbe venire da una sforbiciata ai vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali, come suggerisce il presidente dell'INPS Tito Boeri, secondo cui le loro pensioni costano troppo e sono insostenibili. I risparmi, mettendo insieme anche i vitalizi regionali, stimiamo potrebbero arrivare all'ordine di 200 milioni all'anno. Quindi si tratta di risparmi non simbolici. Renzi ha accennato anche ad un'altra importante misura allo studio del governo, l'abolizione del bollo auto, da compensare con un aumento delle accise sui carburanti. In questo modo pagherebbe solo chi usa, consuma e inquina, spiega il Presidente del Consiglio. Secondo un'analisi della CGA di Mestre, con 16 centesimi al litro di aumento delle tasse su benzina e diesel, si potrebbe fare a meno dei 6 miliardi di euro che entrano nelle casse delle regioni attraverso il bollo, ma ci guadagnerebbe solo chi fa meno di 20.000 chilometri l'anno. Parliamo ora della dura condanna inflitta a Renato Soru, patrone del gruppo Tiscali e segretario regionale Sardegna del PD. Il Tribunale di Cagliari ha condannato l'europarlamentare a 3 anni per evasione, in particolare la circostanza contestata è di un prestito di 2.600.000 euro girati dalle casse di una società con sede a Londra di Renato Soru verso quelle di Tiscali che ha sede invece a Cagliari. Un flusso di denaro quantificato dall'accusa in un totale di 27 milioni di euro mai dichiarati né al fisco britannico né a quello italiano. Una sentenza ingiusta, mi aspettavo di essere assolto, ha commentato subito dopo la lettura della sentenza l'esponente del PD che in seguito a questa condanna si è dimesso dall'incarico di segretario. Tra le altre pene inflitte anche l'interdizione dei pubblici uffici per i prossimi 2 anni. Non sono mancati scontri e tensioni stamattina durante la visita di Matteo Salvini a Bologna. In agenda l'incontro fra il leader della Lega e il rettore dell'Università Felsinea presso la Facoltà di Ingegneria. Salvini è stato accolto, lo vedete, da un gruppo di antagonisti che fanno capo ai centri sociali e ad alcuni collettivi della città al grido di fuori i razzisti, con un lancio di uova e ortaggi. Strappata anche la biografia del numero uno del Carroccio, la polizia è intervenuta con un paio di cariche per allontanare i manifestanti. Non è possibile, ha detto Salvini, che ogni volta Bologna sia ostaggio di un manipolo di delinquenti che lanciano oggetti. Questa non è contestazione, ma delinquenza e come tale va trattata, ha concluso. Adesso in Siria, dove sta reggendo la tregua di 48 ore nella martoriata città di Aleppo. I bombardamenti, tuttavia, secondo gli attivisti, proseguono purtroppo nella provincia. Pierluigi Vito ha raggiunto via Skype il centro per i rifugiati gestito ad Aleppo dai gesuiti, che ci offre il racconto di una popolazione allo stremo. Sentiamo. Regge la prima giornata di tregua. Le armi tacciono intorno ad Aleppo dopo che nelle ultime 2 settimane i bombardamenti su case, ospedali e moschee hanno ucciso quasi 300 civili, compresi donne e bambini. Chi non è rimasto bloccato ha cercato di fuggire, alcuni diretti verso la vicina Turchia, altri sono andati a ingrossare le file di profughi, stimati in 64.000, che accampati nel deserto attendono di varcare il confine con la Giordania.
Il cessate il fuoco intanto sta facendo rifiatare una popolazione stremata, permettendo anche la ripresa delle operazioni umanitarie, come quelle del Jesuit Refugee Service. Molte bombe sono cadute vicino al nostro centro di distribuzione aiuti, dove abbiamo tra l'altro anche una clinica. Così il team di Aleppo, insieme all'ufficio nazionale che sta presso l'aeroporto di Damasco, ha deciso di fermare ogni attività. Siamo stati chiusi il 3 e il 4, ma questa mattina, grazie al cessate il fuoco, abbiamo potuto riprendere il nostro lavoro. Il centro di distribuzione serve circa 6.300 persone nella zona di Aleppo, persone decisamente variegate. Ci sono certamente dei cristiani, come pure dei musulmani, ma anche gente di cui non sappiamo nulla. Noi non guardiamo nessuno in base alla sua religione, serviamo ogni essere umano, ogni persona, in particolare i più afflitti. La tregua, iniziata la scorsa mezzanotte, dovrebbe durare 48 ore, ma chi vive ad Aleppo non può bastare. Penso che tre cose siano necessarie: che tutte le fazioni in guerra, ovunque siano, da dovunque provengano, fermino le ostilità, perché gli attacchi sulla popolazione civile sono al di fuori di ogni negoziazione. In secondo luogo, vorremmo almeno rifornimenti sanitari. Qui la gente ha bisogno di cure. Gli ospedali sono pieni di uomini, donne e bambini che stanno morendo. Il materiale medico deve arrivare. E infine, tutto il resto. La gente è priva di ogni cosa. Molti sono anche senza cibo. Noi vogliamo la pace. La gente di Aleppo vuole la pace. Preghiamo per la pace, speriamo nella pace. E così la gente di Siria. Perché la guerra e la violenza non sono nell'interesse di nessuno, in particolare della gente comune. Speriamo che questo cessate il fuoco, questa tregua, possa continuare e che tutto il popolo possa godere di una pace sostenibile e durevole nei giorni e negli anni a venire. E in Siria restiamo con le immagini toccanti che ci arrivano dall'anfiteatro di Palmira, il sito patrimonio dell'UNESCO, simbolo della città liberata inizio aprile dalla furia dell'ISIS che ha devastato le antiche rovine e i monumenti. Sulle macerie, lo vedete, prova a tornare la vita l'orchestra sinfonica del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Ha tenuto un concerto dal titolo Preghiera su Palmira, la musica anima le antiche mura. Andiamo allora anche noi per qualche secondo a Palmira, sui luoghi fino a pochi giorni fa nelle mani dei terroristi. Respiriamo questo clima di rinascita nel segno della bellezza e della musica. Ascoltiamo qualche secondo queste note di speranza. Sentiamo. Davvero toccante, ci riporta in Italia la maxi operazione condotta stamani dai carabinieri per la cronaca contro un clan camorristico che gestiva bar, ristoranti, pizzerie nel centro storico della capitale. Confiscati beni per 80 milioni di euro a quattro imprenditori, tutti coinvolti in traffici gestiti dalla camorra napoletana Pizza Ciro. L'operazione simile, che già due anni fa ha portato all'arresto di 20 persone, al sequestro di locali sempre nel cuore della capitale, 28 gli esercizi commerciali sequestrati, 76 macchine, 300.000 euro in contanti. Un altro colpo alla camorra messo a segno a Napoli, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato Walter Mallo, giovane boss ritenuto a capo di un clan emergente della malavita campana. Torniamo ora sul caso di Doina Matei, la ragazza romena che nel 2007, lo ricorderete, uccise nel corso di una lite con la punta di un ombrello Vanessa Russo nella metropolitana di Roma. Alla donna era stata revocata la semilibertà dopo che aveva postato alcune foto su Facebook. Il giudice adesso la riammette alla misura ottenuta dopo 9 anni di reclusione, ma col divieto di usare i social. Sentiamo Barbara Masulli.
Le è stata concessa la semilibertà, poi le è stata revocata. Adesso è di nuovo in semilibertà, ma non le è permesso di usare i social network e internet. Il caso Doina Matei torna a far discutere. Lo scorso 11 aprile il Tribunale di Sorveglianza di Venezia aveva imposto lo stop al regime di semilibertà per via di alcune foto pubblicate su Facebook che ritraevano sorridente al mare la rumena condannata a 16 anni per l'omicidio preterintenzionale di Vanessa Russo. Una condotta definita dai magistrati leggera e ai limiti della sconsideratezza. Un gesto, quello di postare foto su internet, assolutamente normale ed entrato nella quotidianità di tutti noi, ma se a compierlo è una condannata per omicidio sorgono una serie di interrogativi. È lecito ostentare pubblicamente la propria serenità dopo aver provocato la morte di una persona? E ancora, qual è il confine fra rispetto del dolore altrui, in questo caso la famiglia di Vanessa Russo, e il diritto di una persona che già sta pagando il proprio conto con la giustizia ad avere una vita normale? Adesso che gli stessi magistrati sono tornati sulle proprie decisioni, concedendo alla Matei il permesso di uscire dal carcere di giorno per andare a lavorare in una pizzeria, nascono altre domande. In Camera di Consiglio i giudici hanno stabilito che sul lavoro la donna è sempre stata puntuale e che ha utilizzato i permessi solo per poter rinsaldare i rapporti con la famiglia. Se dunque l'uso dei social non ha intaccato il percorso di reinserimento in società di Doina, perché allora vietarle di usare internet come se fosse una pena accessoria? In questo modo lo scopo rieducativo della pena e il reinserimento nella società, oggi più che mai divisa fra virtuale e reale, non rischiano di avvenire solo a metà? Il dibattito rimane aperto. Parliamo ora delle elezioni comunali che si stanno svolgendo oggi a Londra. Grande interesse intorno a questo voto, soprattutto perché per la prima volta in una grande capitale europea a sedere sulla poltrona di sindaco potrebbe essere un cittadino di religione musulmana. Ce ne parla Federico Plotti. Si chiama Sadiq Khan, è musulmano e di origine pakistana. È lui il candidato che tutti i commentatori politici britannici e anche gli ultimi sondaggi danno come prossimo sindaco di Londra. Laburista, classe 1970, avvocato, figlio di un autista di autobus, è stato sottosegretario del governo di Gordon Brown. Oggi nella capitale del regno, seggi aperti dalle 7 del mattino fino alle 22 di questa sera. A contendersi la poltrona c'è, come detto, lo strafavorito Sadiq Khan. Dall'altra parte altri 11 contendenti. Ma solo uno realmente competitivo, il conservatore Zach Goldsmith. Lui viene dalla Londra bene, giornalista, ecologista e di religione ebraica. È l'erede del miliardario Sir James Goldsmith. Domani si conosceranno i risultati, domani si saprà il nome del successore di Boris Johnson, l'eccentrico esponente dei conservatori che per 8 anni ha governato la capitale inglese e che adesso già scalda i motori per lanciarsi nella sfida alla leadership del partito e al suo vecchio amico e oggi primo ministro David Cameron. Se Khan dovesse vincere le consultazioni comunali diventerebbe il primo sindaco musulmano della City e, allargando l'orizzonte, anche il primo in assoluto di una capitale europea. Un'elezione cui si guarda con interesse anche per trarre indicazioni in vista del Brexit, il referendum con cui gli inglesi decideranno se uscire dall'Unione Europea, un'ipotesi alla quale Khan è risolutamente contrario a differenza del suo avversario. Veniamo alle parole del cardinale Pietro Parolin nell'ambito di un convegno sulla libertà religiosa. La mentalità laicista che attraversa l'Europa tende a togliere spazio alla dimensione spirituale. No a un'Europa dei muri, dice il segretario di Stato Vaticano. Ci racconta tutto Leonardo Possati. Un bene inalienabile per ogni uomo, la libertà religiosa. Su questo tema di pressante attualità si sono confrontati questa mattina in Senato importanti esponenti della politica e della Chiesa. Nel titolo dunque c'è tutto il senso del convegno, libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione. Alla tavola rotonda hanno partecipato illustri ospiti quali il Presidente del Senato Piero Grasso, il Segretario di Stato Vaticano il Cardinale Pietro Parolin e il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al di là di questa affermazione che per noi era importante, no? Cioè questo riconoscimento che poi era anche un riconoscimento storico in fin dei conti, il contributo della cultura giudeo-cristiana alla Costituzione dell'Europa era come dire anche, cioè, al di là dell'affermazione formale importante, ecco, che si faccia spazio alla religione, che si dia spazio alla religione, naturalmente tenendo conto del pluralismo, tenendo conto della sana laicità dello Stato, ma che ci sia un'apertura nei confronti del contributo che la religione può portare. Una sana laicità dunque che sappia fare a meno di quegli aspetti di laicismo che in Europa permangono e che vogliono emarginare la religione dalla sfera pubblica e alla quale bisogna reagire.
La religione con i suoi valori può portare un contributo anche sulla scena pubblica, anche nel dibattito civile e sociale. Poi, richiamando il Magistero di Papa Francesco, che sul tema della libertà religiosa e delle persecuzioni molte volte è intervenuto, ricordando il martirio di tanti cristiani nel mondo e pregando per loro, Monsignor Pietro Parolin sottolinea l'importanza del rispetto reciproco. Una parola fondamentale, quella del rispetto, che supera anche il concetto puramente negativo di tolleranza. No? Non dobbiamo tollerarci, ma dobbiamo rispettarci. Ci fermiamo qui, vi ricordo che tra poco alle 20 andrà in onda il Santo Rosario da Lourdes. Prima però il TG Post firmato questa sera da Maurizio Dischino che ci proietta già verso la festa della mamma di domenica prossima. Si chiama Come Maria, il progetto promosso dalla Caritas della diocesi di Foggia e rivolto alle donne che intendono abortire per mancanza di soldi con cui far crescere i loro figli. Il coraggio di un prete trasforma quel dolore in una cooperativa che fabbrica e vende corone del rosario al prezzo simbolico di un euro però che fa la differenza tra la morte e la vita di un nascituro. Ne vediamo subito una breve anticipazione e io vi ringrazio per averci seguito. Buona serata.